Da Via Galluzzi a Piazza Garibaldi, una processione che segue un corteo tradizionale ormai cristallizzato negli anni per una ricorrenza che sta divenendo, per così dire, quasi autoctona o comunque sempre più apprezzata anche dai casalesi. Sabato pomeriggio le vie di Casalmaggiore hanno visto la celebrazione della festa religiosa Sikh del Nagar Kirtan, un momento che ha richiamato donne e uomini Sikh da tutta la provincia, con il corteo che ha scortato il Guru Granth Sahib Ji, ossia il libro sacro, intonando canti religiosi e litanie e al contempo dando sfogo ad esibizioni in piazza, un mix tra attività militare e danza. Una codificazione secolare che non smette però di affascinare chi, come i casalesi appunto, ha imparato ad apprezzare il Nagar Kirtan soltanto da pochi anni. Una festa all'insegna dell'integrazione, tant'è vero che il sindaco Filippo Bongiovanni, premiato assieme a carabinieri, polizia locale e all'ufficio tecnico del comune di Casalmaggiore per aver concesso la piazza e le vie cittadine al passaggio al colorato corteo, oltre che a Croce Rossa e Protezione Civile, ha parlato di valori comuni dentro culture diverse tra di loro. Sono tante cose che abbiamo in comune, perché i vostri principi, no, sono quello di lavorare con onestà. E pensate che la nostra Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, quindi è il lavoro la cosa più importante che ci accomuna. Poi avete come principi base anche la solidarietà con chi è più debole, con chi non ce la fa, con chi è bisognoso. E anche noi cerchiamo con la nostra religione, non solo, anche come comune, di aiutare chi è bisognoso. E poi chiaramente c'è l'aspetto religioso di lodare, insomma, glorificare Dio in ogni momento. E anche questo, la nostra religione cattolica lo dice, è un nostro precetto di lodare, glorificare Dio e santificarlo in tutte le feste. Possiamo dire che siamo in una bella convivenza, viviamo nella stessa terra, negli stessi comuni, nelle stesse province, assieme, in pace.